Grande successo del convegno Sanità Bene Comune, che ha avuto luogo nella Sala degli Affreschi di Palazzo d'Amosto, gremita di persone, organizzato da Treci Salute in occasione del proprio decennale. Un summit finalizzato all'apertura di un dialogo sul futuro dei servizi sanitari di prossimità. Alla presenza del sindaco Luca Vecchi, del direttore generale dell'USL di Reggio Emilia Cristina Marchesi e di altre personalità del tessuto cooperativo imprenditoriale del terzo settore, soggetti pubblici e privati si sono confrontati sul presente e sul futuro del panorama sanitario locale. Il tempo delle manutenzioni ordinarie del sistema sanitario nazionale è finito, sostiene con dati, grafici e proiezioni alla mano il professor Nino Cartabellotta, presidente dell'Istituto Gimbe. Ora occorre rifinanziare il servizio sanitario nazionale e al contempo ridefinirne il parametro, rendendolo capace di organizzare in modo armonico l'intervento dei fondi aziendali e il ruolo della sanità privata convenzionata e non. Purtroppo gli investimenti pubblici non aumentano, conclude, mentre crescono le esigenze dei cittadini di un paese che diventa sempre più vecchio, con conti dello Stato che non sono più in grado di reggere a lungo il sistema sanitario, almeno per come è strutturato ora. Nella prima parte del convegno, dal titolo Sanità e territorio, dove ci condurrà la trasformazione in atto, Nino Cartabellotta, Mario Del Vecchio della Bocconi di Milano e Giulia Galera, ricercatrice Aurix, coordinati da Mauro Ponzi, già presidente di Treci Salute, hanno analizzato il presente e il futuro del sistema sanitario nazionale, prendendo in esame anche il ruolo del terzo settore e le tendenze dei cittadini che andrebbero orientate meglio per non sprecare risorse. Nella seconda parte invece Elisabetta Negri, direttrice delle attività sociosanitarie dell'USL di Reggio Emilia, Carlo Bergamini, direttore generale FCR, Gianluca Galletti, presidente di Emilbanca e Maria Cristina Santi, neopresidente di Treci Salute, coordinati da Flaviano Zandonai, sociologo e ricercatore del gruppo cooperativo CGM, hanno dato vita ad un dibattito sul tema costruire una corresponsabilità. In chiusura sono intervenuti anche il dottor Cassetti, direttore sanitario di Treci Salute, il dottor Mora Marco, oculista, uno dei medici di punta del poliambulatorio reggiano, Giuseppe Quaini della società di telemedicina Medical Tech e l'amministratore delegato di Treci Salute Maurizio Gozzi, che ha auspicato la crescita di un dialogo sempre più copioso e proficuo fra pubblico e privato, affinché la sanità di prossimità si confermi ad alti livelli, come ora, per il bene comune.